Matteo Corrado nel post stage, possiamo dire, di solito si fa il backstage, sì. Ma la prima è andata, a questo punto non resta che aspettare la seconda, la terza, la quarta. Sì. La prima, diciamo, è andata bene perché ha avuto un gran successo, c'era abbastanza pubblico, sono stato felicissimo perché Gianni Neri, cioè, che euforia che è palpabile. Sì, sono rimasti tutti contenti, il gruppo è un gruppo molto amalgamato, abbiamo fatto squadra, poi si è visto dal finale, è un finale molto diverso, no? molto bello, particolare, e siamo tutti contenti perché è andata benissimo. Penso che il pubblico pure sia rimasto abbastanza soddisfatto, le musiche, come avete visto, sono molto orecchiabili, molto belle, e penso che sia Gianni, sia tutte le collaboratrici che hanno lavorato, da Serena nei costumi, Daniela Maschere che ci ha dato, insomma, i costumi per i soldati, e Francesca Ponticelli, la mia assistente della regia, che mi ha dato una gran mano, senza di lei non avrei potuto farli. Sto dicendo tutti perché il dietro le quinte è più importante, o importante come i protagonisti. Anche perché di gente ce n'era davvero tanta quest'oggi, sì. Tra quelli che abbiamo visto e quelli che hanno lavorato dietro, un bel po' di persone, 200 circa, 130 sul palco. Sul palco e sotto, poi vabbè, lo staff, e ci sono altre 20-30 persone che ruotano, no? I parrucchieri, i truccatori, è venuto un regista da Palermo a fare il video che andrà poi in giro per le promozioni, quindi siamo soddisfatti. Senti, un progetto che è nato un anno fa. Il progetto è nato un anno fa da una cena che ho fatto con degli amici in Ferentillo, a Ferentillo, e ho conosciuto Harve Connestate, che è uno degli autori, e poi da lì siamo partiti, ho letto il copione, ecco, siamo arrivati qui a questa prima partenza, perché da qui noi vogliamo andare avanti e di sicuro proporremo il nostro Valentine Secret anche agli eventi valentiniani. C'era l'assessore al turismo agli eventi valentiniani presente, quindi assistito con i propri occhi, sa che cosa va a prendere, ecco, non compra scatola chiusa. No, assolutamente no. Senti, dicevi, c'è stato questo scambio con la Norvegia perché in realtà è un progetto che è nato in Norvegia. Sì, è stato scritto in Norvegia da Odd Grieteim, che insieme a Harve Connestad e Peter Altor, che sono i due musicisti, e loro, anche se sono, diciamo, di religione luterana, hanno voluto conoscere, avevano questa curiosità di conoscere questo Valentino, e poi sono venuti a fare il progetto Comenius Pro Eterni per vedere la basilica, e da lì sono partiti per fare questo. Hanno fatto nel 2010, l'hanno messo in scena con una scuola, il loro musical, ma noi in Italia l'abbiamo trasformato, l'abbiamo fatto diventare veramente un musical, anche se loro avevano messo delle buone basi. Hanno apprezzato almeno la trasposizione italiana. Mi stanno aspettando sul palcoscenico, sono qui, mi stanno aspettando sul palcoscenico, però qui chi mi chiama da una parte, chi dall'altra. Sì, infatti, ti lasciamo festeggiare, complimenti. Se volete potete intervistare anche altri protagonisti. Sì, adesso siamo qui nella... Abbiamo per esempio Barbara Giargiana, che è l'imperatrice è cattiva buona, perché alla fine diventa buona. Allora chiamiamo direttamente lei, ringraziamo, sì, comunque, ciao. Matteo Corrado, complimenti. Alla prossima, buona visione a tutti nei prossimi anni del nostro Valentine Secret, perché lo faremo prima di... non vogliamo aspettare un anno, un po' prima. Lo faremo prima. Ciao. Imperatrice, com'è andata? Benissimo, non poteva andare meglio. Credo che il pubblico abbia risposto, applausi scroscianti, addirittura standing ovation. Sì, è stato meraviglioso, un'emozione grandissima, io sono soddisfatta, fiera di me, felicissima, veramente. Senta, quanto è stato difficile riuscire a trasporre i brani dall'inglese, renderli italiani, perché insomma non è stata una vera e propria traduzione, li avete proprio riscritti. È stato un lavoraccio di quelli veramente faticosi, però alla fine io voglio dire solo una cosa, che non è importante quello che si dice, se in norvegese, se in inglese, l'importante è solo come viene detto, è solo quello che conta. La cosa più difficile sul palco questa sera qual è stata? Ce n'è stata una. La cosa più difficile è stata non svenire. La vediamo dopo 3 ore ancora in piedi. Sì, perché l'adrenalina era tantissima, veramente. Aspettiamo per la seconda tappa, la terza, eccetera. Io spero che ce ne siano tantissime, perché Valentine's Secret merita un grande successo. Lo merita veramente. Noi ce lo auguriamo, in bocca al lupo. In bocca al lupo a tutti, grazie. Gaius, di questo Valentine's Secret, com'è andata? Meglio di così penso non potesse andare. Straordinaria soddisfazione, 8 mesi di lavoro intenso con Matteo Corrado, con tutti i ragazzi, con tutti i protagonisti, ne è valsa la pena. Siamo stati, io credo che sia stato uno spettacolo veramente bello, non irripetibile, perché lo rifaremo, perché abbiamo intenzione veramente di portarlo ovunque.
Però dai, grandissima soddisfazione, grandissimo entusiasmo, gran pubblico ragazzi, sì. C'era tantissima gente, quindi che dire, insomma, trovare un lato negativo stasera mi rimane molto difficile. Bravi tutti, bravi gli attori, bravi i cantanti, bravi il coro, bravi tutti, bravi tutti, bravi tutti. Allora, a questo punto un lato negativo scherzosamente te lo trovo io. Quando va così bene la prima, fare una seconda altrettanto buona è sempre difficile, quindi una responsabilità maggiore. Ma a noi ci piacciono le sfide quasi impossibili, se non impossibili, quindi la seconda sono convinto che andrà molto meglio, molto meglio. Poi parlando della tua presenza, tu eri uno dei protagonisti sul palco, ma lo eri anche perché la maggior parte del coro era composto dai tuoi allievi, quindi una doppia soddisfazione, sì, anzi, tripla, quadrupla forse. La soddisfazione maggiore è vedere i miei ragazzi che dopo 4-5 anni di percorso li ritrovi su un palco importante come questo con il loro insegnante, nel mio piccolo, ma con personaggi come Antonella Bucci che ha fatto tour mondiali con Ramazzotti, Sergio Moses che ha fatto i 10 comandamenti, 300.000 spettatori, ha girato tutto il mondo con Barbara Giorgiana, corista di Ron, quindi ha girato palchi importantissimi. Ritrovare i miei ragazzi in questo tipo di situazione, insomma, per me è un altro motivo di orgoglio e di soddisfazione, oltre ad aver fatto anche tutti gli adattamenti in italiano, tutte le nuove melodie in italiano e ad aver creato tutti i duetti, tutte le armonizzazioni e tutte le parti. Senti, quanto è stato difficile riuscire a trasporre dall'inglese insomma l'italiano e riscrivere in qualche modo, allora, tutto, guarda, no? In realtà è stato fatto in norvegese, poi portato in inglese e poi tradotto in italiano, quindi come puoi ben immaginare, il terzo passaggio, diciamo. Ecco, come puoi ben immaginare le stesure a livello musicale, a livello melodico si sono andate a far benedire, quindi ci siamo messi lì, mi sono messo lì, diciamo, più che altro a rivedere un po' tutta la parte melodica con le stesure, riadattando il significato con molte parole che poi venivano tradotte dall'inglese, quindi è stato un durissimo lavoro, 8 mesi di lavoro intensissimo, ma grandissima soddisfazione per un giovincello come me, alla mia venerante. In chiave di attore come ti sei trovato quest'oggi? Ma devo dire mi sono trovato molto bene perché hanno lavorato su di me sia Matteo Corrado che Simone Mazzilli, quindi insomma mi hanno dato delle dritte, mi sono messo in gioco, ho ascoltato ogni virgola che mi hanno suggerito e che mi hanno insegnato e quindi devo dire che mi sono scoperto. Adesso dire attore è una parola enorme, grandissima. Però lo direi per questa sera. L'ho scoperto discretamente sufficiente, dai. Sempre modesto. Complimenti ancora, grazie, in bocca al lupo per la seconda, la terza, la quarta. Grazie a voi. Antonella Bucci usa un termine un po' abusato, una delle top player questa sera. Come si è trovata con tanti esordienti? Grazie per le top, forse più top perché erano tutti altissimi, per cui mi sono trovata benissimo, c'è stata una grande energia e una grande complicità. Il caldo, insomma, ci ha un po', come dire, rallentato, ma siamo tosti, quindi abbiamo... che noi in platea sentivamo anche un pochino di freddo ad un certo punto, quindi ti abbiamo anche invidiato. Beati voi. Beati. Senta, parlando della sua esperienza, tour mondiali con Eros Ramazzotti, tante cose importanti, si è rimessa di nuovo in gioco per questo progetto? Io sì, diciamo che dopo insomma il duetto con Eros ho continuato comunque a fare teatro anche in altre vesti, questo diciamo che è il mio primo debutto in questa stagione nel musical di Valentino, quindi per me è sicuramente una grande esperienza, una grande occasione per rimettermi in gioco in un altro ruolo, non facilissimo perché il ruolo di Giulia, insomma, da parte di una non vedente non è facile. Un'interpretazione molto molto intensa, devo dire, da parte sua. Ce l'ho messa tutta, anche perché ho provato minimamente a immaginare, poi non si sa, perché non si, cioè, è anche irrispettoso dire immaginare, no? Però la sofferenza che può creare una cosa del genere, in qualche modo viversela addosso per riuscire a comunicare, ecco, questa è la cosa che più mi premeva. Credo che ci sia riuscita. Grazie, grazie. Senta, parlando del percorso di Antonella Bucci cantante, quando potremo rivederla come solista? Perché da casa magari se lo chiedono. Ma io penso anche molto presto, perché ho due progetti paralleli che stanno partendo, uno fra l'altro in Israele, perché Amarti l'immenso sarà reinciso a Tel Aviv con un grande cantante di Israele come tema sull'amore e faremo Amarti l'immenso in israeliano. E poi Eros quest'anno chiuderà la tournée con i duetti più famosi, quindi sicuramente ci sarà la trade union di tutti, sì. E poi progetti da solista, sto lavorando a un progetto nuovo, incrocio le dita, non dico altro. Perché... Le incrociamo anche noi allora. Sì, sì. Va bene, in bocca al lupo e complimenti ancora per la serata. Crepi, grazie. Sergio Moses, dopo Mosè, Valentino, le differenze? Ma insomma, si tratta sempre di personaggi super importanti, quindi...
Non so, un destino, i santi mi sarà un segnale, non so. Comunque molto orgoglioso di aver finito questa serata, di averla iniziata e finita, di averla preparata con la giusta direzione, con una squadra fantastica, inutile dirlo. Senta, come si è trovato con tutti questi esordienti e se magari ha dato qualche consiglio, perché lei era un po' il più vissuto, no, tra i tanti. Ci siamo divertiti a collaborare tutti insieme, quindi dal mio punto di vista ho costruito intorno a me un ruolo e intorno a me c'erano persone che diciamo collaboravano, quindi insomma dalla pacca sulla spalla, dalla spinta, insomma ci siamo uniti, no? E quando una squadra è una squadra è questa. Conosceva già la storia di San Valentino? Mi sono dovuto documentare, devo essere sincero, perché sapevo solo che era il santo degli innamorati, ma non mi sono mai chiesto perché. Il perché, esattamente. Devo dire che l'interpretazione è stata davvero tanto vicina, io me lo sarei immaginato così, San Valentino. Quindi, con i Rasta? Infatti ho detto chissà se porterai i Rasta anche quest'oggi, questi li lasciamo. Beh, insomma, dai, è comunque uno spettacolo, no? Quindi se fosse stata una cosa molto più mistica, io avrei accettato comunque sacrificando i miei Rasta. Che mi sembra che dall'epoca sanremese questi Rasta li ha sempre portati. Non si sono mai tolti. Si chiederanno magari da casa, come è nata l'idea dei Rasta? Ah beh, io ho sempre portato i capelli lunghi, a un certo punto ero lì tra il decidere se tagliarli tutti e poi mi è stato consigliato, prova a fare i Rasta, vedi come era dal 2000. Uno disse che era cosa buona e allora... Sono 15 anni adesso che li porto, quindi... Senta, nel futuro di Sergio Moses che c'è? Ma c'è la mia vita ordinaria da tecnico vocale, da San Valentino, si spera per il futuro prossimo, e da cantante quale sono tuttora, tutti i giorni, per i prossimi anni. Quindi 10 comandamenti per ora accantonati, perché so che avete rifatto anche delle cose di recente all'estero. Sì, siamo stati in Giappone, in Corea, sì, mi ha fatto una tournée mondiale fantastica. Al momento ci riposiamo. Quindi, tutto su San Valentino, dai. Su San Valentino. Tutto su San Valentino. Complimenti. Grazie mille. A presto. Grazie. Ciao.